L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre, vediamo insieme alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Apriremo con la cronaca, con gli arresti effettuati nelle ultime ore per quanto riguarda il possesso e lo spaccio di stupefacenti. Un uomo pakistano è stato infatti arrestato dai poliziotti a Capri, mentre invece una diciottenne è stata fermata dai carabinieri a Procida. A Ischia si è conclusa l'operazione antibracconaggio. In tutto, per quanto riguarda il bilancio, sono state quattro persone denunciate e sequestrati quattro fucili, di cui tre con la matricola a brasa. Ad Ischia l'operazione è stata sicura, si punta verso una sinergia tra sindaci e le forze dell'ordine. Ascolteremo il prefetto e il questore di Napoli ed il comandante provinciale dei Carabinieri. Le elezioni di Forio verso il ballottaggio, il candidato sindaco Stani Verde incontrerà le coalizioni di Luciano Castaldi ed Ignazio Di Lustro, pronto a sottoscrivere un accordo di programma. Non mi hanno chiesto poltrone, dice Stani Verde. E poi a Procida, questa mattina è stato presentato il progetto Green Network, ce ne parlerà l'assessore Rossella Lauro. Quindi di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo, dopo la pubblicità. La ditta La Raspata ti propone l'ultima novità, gli Smoothies Nut Food. Quando il buono fa rima con salute. Gli Smoothies sono buonissimi e freschissimi mix di frutta e verdura, naturali al 100%, senza conservanti, senza zuccheri aggiunti, fonte di fibre e antiossidanti. Scegli tra i gusti mango e lampone, fragola, mora e lampone, papaya, mango e ananas, spinaci, sedano, mela e cavolo. Gli Smoothies sono in porzioni monodose, surgelate da 150 grammi e pronte per essere frullate nel blender. Da miscelare solo con 200 ml di succo di mela. E non tagli, non sbucci, non sporchi, non perdi tempo. Gli Smoothies, il buono che fa bene. È un prodotto distribuito in esclusiva dalla ditta La Raspata, specialisti del buono. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. L'ICOM organizza Borgo in Festa per esaltare il borgo di Ischia Ponte, un'iniziativa voluta da commercianti ed albergatori per allietare isolani e turisti. Cultura, tradizione, musica dal vivo, gastronomia e shopping. Ogni venerdì dalle 20 alle 24 fino al 30 settembre. Borgo in Festa, street artist and food. Ad Ischia Ponte, il fascino di un'atmosfera unica. Le Terme di Ischia, il benessere globale, in una struttura completamente rinnovata. Acque termali, terapie innovative, strutture all'avanguardia ti aspettano per restituire energia e benessere al tuo corpo. Reparto fango e balneterapia, zona benessere con sauna, bagno turco e le stanze del sale. Reparto beauty, reparto di fisioterapia. Le Terme di Ischia sono aperte tutti i giorni, dalle 7 alle 22. Cure termali convenzionate, per il corpo, per il benessere globale. Le Terme di Ischia, per vivere meglio. EcoArt, il tuo nuovo punto di riferimento per tendostrutture e tende. EcoArt realizza la tendostruttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. EcoArt è concessionaria delle principali aziende del settore. EcoArt mette a tua disposizione un'equipe di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. EcoArt, artigiani per l'ambiente, è un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a EcoArt. Mille soluzioni per offrirti solo la soluzione migliore. Thank you.
Castani Verdi Sindaco, Forio torna al 100%. Cari concittadini, cari amici, oltre che del vostro voto, ho bisogno della vostra vicinanza, del vostro calore, della vostra amicizia, della vostra partecipazione, della vostra passione per Forio. Ho bisogno di tutto questo per creare una Forio che sia moderna, che sia rapida, che sia accogliente, che sia internazionale, che sia mediterranea e fortemente turistica. Tutto questo per ridare ricchezza e dignità alla nostra Forio, ai miei concittadini, e far crescere nei giovani la certezza di un futuro degno di essere vissuto. Abbiamo una visione politica ben chiara: consentire il progresso, facilitare lo sviluppo e continuare ad ampliare le occasioni per Forio e per i foriani. Forio è la mia terra, la mia patria, la mia anima, la mia religione. Forza Forio e forza Foriani. Foriani, il futuro è nei fatti. Droga, due arresti a Capri e Procida. Gli agenti del commissariato di Capri hanno arrestato un 56enne pakistano, sequestrati 4 grammi di cocaina e 2 dosi di hashish. I carabinieri della stazione di Procida hanno fermato una 18enne trovata in casa 58 grammi di hashish. Ischia, operazione antibracconaggio, 4 denunce, 4 fucili sequestrati. Terminata l'operazione primaverile sull'isola, denunciate 4 persone per caccia illegale, sequestrati 4 fucili, di cui 3 con matricola a Brasa. Ischia, estate sicura, prefetto Pagano, sinergia tra sindaci e forze dell'ordine. Puntiamo ad una sicurezza integrata con la collaborazione tra forze dell'ordine e polizia locale, ha precisato il prefetto. Sulla stessa lunghezza d'onda il questore ed il comandante provinciale dei Carabinieri. Forio verso il ballottaggio, Stani Verde, accordiamoci sui programmi. Pronto a sottoscrivere un accordo di programma con Castaldi e Di Lustro, non mi hanno chiesto poltrone, ha dichiarato il candidato sindaco. Analogo incontro seguirà col candidato del Deo, chiarisce Luciano Castaldi. Vito Iacono, ci incontreremo con chi ha aderito alle nostre sollecitazioni. Procida al Via Green Network, un progetto per giovani non impegnati, è un'iniziativa che mira ad arginare il fenomeno dei NEET, i giovani non impegnati né in percorsi formativi né professionali, lo sottolinea l'assessore Rossella Lauro. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione Tele Ischia. Apriamo con il tempo. Settimana che arriva, meteo che trovi. Dopo il calo termico di questi giorni dovuto al passaggio di una bassa pressione al largo della Corsica, tra qualche giorno bisognerà invece prepararsi all'arrivo dell'AFA. La prossima settimana infatti è previsto l'arrivo di un anticiclone. Se in genere garantisce sole e caldo, quest'alta pressione farà innalzare fortemente le temperature ma anche l'umidità e quindi l'AFA. E quindi sulle nostre città le temperature non potranno che peggiorare il nostro disagio. È facile attendere punte di 30 gradi a Napoli. I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio una 18enne dell'isola. Nel corso di un servizio di perlustrazione per il controllo del territorio, i militari dell'arma hanno notato la giovane uscire con fare sospetto dalla sua abitazione ed insospettiti l'hanno sottoposta a perquisizione personale e domiciliare. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato 58 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, alcuni coltelli per il taglio ed un bilancino. L'arrestata è stata tradotta nella casa circondariale di Pozzuoli.
Gli agenti del commissariato di polizia di Capri hanno arrestato in via Marina Grande, nei pressi del porto, Vicky Hussain, pakistano 56enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti, durante il controllo del territorio, hanno notato l'uomo che alla vista della polizia tentava di nascondersi tra la folla. Gli agenti insospettiti l'hanno bloccato. Dal controllo i poliziotti hanno trovato e sequestrato all'interno di un fazzoletto arrotolato che l'uomo aveva tentato di gettare via passando vicino a un cassonetto, due involucri termosigillati con all'interno cocaina per un peso di circa 4 grammi, mentre nel borsello che aveva tra le mani hanno trovato e sequestrato due dosi di hashish. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale a Napoli. Ed è terminata sull'isola d'Ischia l'operazione antibracconaggio primaverile legata al periodo migratorio. Nell'ambito dell'operazione sono state denunciate 4 persone di età compresa tra i 35 e i 60 anni, sorprese a praticare la caccia illegale, sequestrati 4 fucili, di cui 3 con matricola a brasa. Sequestrati anche 80 SEP, archetti metallici che armati uccidono i piccoli passeriformi tramite lo schiacciamento del collo e numerosi richiami illegali usati per attirare le quaglie. La stagione di caccia appena trascorsa non è bastata a fare notevoli danni all'avifauna, che si registrano anche in primavera questi spiacevoli episodi che ci amareggiano non poco, l'ha dichiarato Carmela Paolella, delegato dell'EMPA per l'isola d'Ischia. Ed è in atto in questi giorni una massiccia operazione a contrasto dell'ambulantato abusivo da parte della Polizia Municipale del Comune di Ischia. Dopo solo 2 giornate di controlli lungo le spiagge del territorio è stata sequestrata diversa merce. 111 paia di calzini, 334 braccialetti, 146 fermacapelli. È stata inoltre applicata la legge regionale 1 del 2014 per le quali sono stati emessi verbali per 5.000 euro. I controlli proseguiranno per tutta l'estate. Operazione estate sicura, le forze dell'ordine presenti sul territorio sono pronte a fronteggiare l'emergenza nel periodo estivo con maggior afflusso di turisti sull'isola. Puntiamo ad una sicurezza integrata con la collaborazione tra forze dell'ordine e polizia locale, lo sottolinea il prefetto di Napoli Carmela Pagano. Per questo promuoveremo un protocollo con i sindaci per garantire questa sinergia. Ascoltiamo a proposito la posizione del prefetto, del questore di Napoli e del comandante provinciale dei Carabinieri. Noi in questa fase stiamo rinforzando molto il concetto di sicurezza integrata, cioè una sicurezza che si basa su una stretta collaborazione tra le polizie locali e le forze dell'ordine statali. Abbiamo proposto a tutti i sindaci un protocollo sulla sicurezza integrata che può dare il via anche a una impianti di videosorveglianza, cioè tutti quei sistemi complementari oltre al fattore umano che rimane fondamentale comunque, che possono aiutare nella sicurezza. Comunque direi che sotto questo profilo Ischia si presenta un po', diciamo, come, non dico un'isola felice, ma insomma indubbiamente nel panorama di tutta l'area metropolitana, certo le isole costituiscono insomma, dei luoghi dove anche la sicurezza, gli stessi cittadini danno forse anche un maggiore contributo in termini di collaborazione con le forze dell'ordine e di tutela del loro territorio. C'è una grande sinergia tra il comandante dei Carabinieri, Centrella, bravissimo, il dirigente molto impegnato, con grande senso di responsabilità. Il valore aggiunto non sono solamente il numero di uomini, è la volontà, la passione e la generosità con cui si coglie la missione, che è quella di garantire adeguate condizioni di sicurezza e di vivibilità in quest'isola, che è migliorata moltissimo negli ultimi anni. Sappiamo bene che il periodo estivo ovviamente c'è un incremento esponenziale del flusso turistico e siamo pronti ad assicurare ogni garanzia di sicurezza per i tanti visitatori che saranno qui in questa splendida isola. Al Molo Beverello di Napoli è stata completata l'installazione delle nuove panchine ai terminal degli aliscafi. Il completamento delle nuove panchine e l'accoglienza del Molo Beverello restituisce dignità a questo luogo importantissimo per la città, principale snodo di interscambio con le isole del Golfo. E il commento del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, una stazione affollata da numeri sempre maggiori di turisti e pendolari che torna ad essere degna del ruolo strategico che svolge per lo sviluppo turistico dell'intera regione. Adesso si proceda, dice Borrelli, con altrettanta celerità con l'assegnazione dei lavori per la realizzazione della nuova stazione marittima che consentirà di offrire maggiori servizi e un'immagine ancora più accogliente della città.
Sulla vicenda dell'accoglienza dei migranti in Italia e sugli ultimi avvenimenti legati alla nave Aquarius, alla quale è stato negato l'accesso ai porti italiani, è intervenuto l'ex eurodeputato foriano Franco Iacono. In Italia manca la politica dell'integrazione. Sentiamo. L'Italia è un'altra, che i voti si fanno così, perché il punto non è il candidato, non è il soggetto che... Il punto sono gli italiani che gli corrono dietro, quello dice... Chiudiamo tutti i porti, facciamoli, no, perché se non li accoglie nessuno, che li facciamo? Li facciamo morire in mezzo al mare, no? Perché uno, poi perché li deve accogliere la Spagna e non la Francia? Credo che abbia detto delle cose fuori luogo, assolutamente, questo mi sento di dirlo, come le ho scritto addirittura quando ero presidente del Consiglio francese, presidente della Francia, François Hollande, che ha fatto sparare praticamente ai migranti sugli scogli di Ventimiglia, ne ho scritto ripetutamente. La Francia non è assolutamente titolato a criticare l'Italia, però il punto qual è? Da un lato manca non la politica dell'accoglienza, no? Che questo poi sarebbe alla fine si accoglie, manca la politica dell'integrazione, ma manca non da adesso, perché il punto non è di far venire meno gente qui, noi abbiamo bisogno, doppiamente bisogno, di immigrati, non è vero che non abbiamo bisogno, tant'è vero che ne lavorano tanti, spesso al nero, qui dalle nostre parti, ma non solo dalle nostre, in Italia. Noi abbiamo bisogno ma abbiamo bisogno di una strategia della integrazione, perché noi siamo un popolo che non facciamo più figli, si legano le statistiche, bene, le nostre donne fanno figli a 38, 39 anni, siamo una, se si può usare questo termine, quindi lo metto fra mille, razza che va spegnendosi, che avrebbe bisogno di rinnovarsi, di rinfrescarsi, di rinvigorirsi. Quindi il problema è la politica della integrazione, che quella non c'è, che non la fai se accogli, fai entrare o se li blocchi in mezzo al mare. Poi naturalmente c'è la disumanizzazione. Il povero cardinale Ravasa, che io stimo sopra ogni cosa, ha citato Matteo, ero migrante e non mi avete accolto, ha citato il Vangelo, mica ha citato la favola di... E l'hanno riempito di insulti. Ho detto a una mia cognata una volta, ma nella valle di Giosafat il Signore non ci chiederà quanti rosari abbiamo detto, ci dirà: ero ignudo e mi hai vestito, ero forestiere e mi hai accolto, ero carcerato e mi hai visitato. Se i nostri preti dicessero un po' di queste cose, forse Salvini avrebbe meno spazio. La pagina delle elezioni a Forio. Ignazio Di Lustro, candidato sindaco al primo turno con le liste Progetto Forio ed Obiettivo Forio, commenta il voto del 10 giugno. Nessuno dei candidati a sindaco, dice, può dire di aver avuto un risultato soddisfacente. Sentiamo. Ignazio Di Lustro, il giorno dopo le elezioni, un commento sul voto, soddisfatto? Personalmente direi di sì. Avete visto che ho preso anche 80 voti più delle liste. Credo che però in queste elezioni nessuno possa dire altro che ho perso, noi inclusi. Io francamente mi aspettavo almeno due consiglieri, almeno superare i 1000, 1100, 1200 voti. Ma credo che nessuno dei competitor possa dire che ha avuto un risultato soddisfacente. Vito Iacono, consigliere comunale uscente e candidato nella coalizione che appoggiava il candidato sindaco Di Lustro, chiarisce in una nota i motivi che li hanno indotti ad accettare l'incontro con la coalizione di Stani Verde. Ci incontreremo, dice, con chi ha aderito alle nostre sollecitazioni, verificheremo l'agibilità politica ed amministrativa affinché le nostre proposte si possano concretizzare, valuteremo come sempre e decideremo insieme a chi ha condiviso il nostro percorso. Stiano certi dall'una e dall'altra parte, noi non ci divideremo, vale la pena provarci. Ed anche la coalizione del candidato Luciano Castaldi apre le porte al dialogo con i due candidati sindaco che si contenderanno il primato al ballottaggio del 24 giugno. Lo stesso Castaldi informa che una delegazione della compagine elettorale formata dallo stesso Castaldi, da Daniele Calise della lista Forio nel futuro e da Mario D'Abbundo della lista Meravigliosa Forio incontrerà in serata il candidato alla carica di sindaco Stani Verde. Luciano Castaldi aggiunge che seguirà analogo incontro con l'altro candidato Francesco Del Deo. Sono pronto a sottoscrivere un accordo su alcuni punti programmatici sia con Luciano Castaldi che con Ignazio Di Lustro. Lo ha ribadito il candidato sindaco Stani Verde. Sono due persone serie che non mi hanno chiesto poltrone, ma hanno chiesto solo di sposare i loro punti programmatici. Su questa base lavoreremo.
Giuseppe Di Maio, consigliere comunale uscente e candidato nella coalizione del candidato sindaco Francesco Del Deo, invita gli elettori foriani a confermare il proprio consenso al sindaco uscente al turno di ballottaggio del 24 giugno. Dopo aver premiato al primo turno la coalizione del sindaco, dice Di Maio, ora vi invito a confermare Francesco Del Deo che solo per pochi voti non ha raggiunto la maggioranza. L'invito è rivolto a tutti gli elettori, anche a quelli che hanno votato altri schieramenti al primo turno. Il vostro sarà un voto utile che darà stabilità e tranquillità al Paese per i prossimi 5 anni e che permetterà di proseguire nel lavoro intrapreso. Ci spostiamo a Procida. Green Network è il progetto promosso dall'assessorato ai giovani e dal servizio giovani pari opportunità dal Comune di Napoli, che vede anche il partenariato del Comune di Procida. Si tratta di un'iniziativa nata dalla volontà di arginare il fenomeno dei giovani che non sono impegnati in percorsi didattici o formativi né professionali. A Procida la presentazione del progetto è stata curata dall'assessore alle politiche giovanili Rossella Lauro e dalla presidente dell'associazione Agritettura 2.0 Federica Russolino. Sentiamo il servizio. Il progetto Green Network, che parte dalla città metropolitana, vede protagonista anche il comune di Procida su un fenomeno sociale molto preoccupante, quale quello dei giovani che non sono impegnati né nello studio, né nella formazione, né nel lavoro. Qual è il vostro ruolo in questo nuovo progetto, in questa nuova iniziativa? Allora, abbiamo voluto dare la possibilità ai ragazzi di Procida di partecipare ad un progetto con altri enti su terraferma per stimolare lo scambio. I temi che affronteranno saranno il marketing territoriale, l'agricoltura e la gestione del verde. I ragazzi quindi dai 18 ai 25 anni che non studiano e non lavorano potranno seguire un periodo di formazione di 120 ore a Napoli con un rimborso spese e poi sviluppare un progetto di tirocinio qui sul territorio, coinvolgendo le aziende dell'isola. Okay. In quanto tempo si svolgerà questo progetto e che previsioni avete per i risultati? Cioè, ci si aspetta che in campagna si abbassi la percentuale dei NEET? Sì, l'idea è quella di provare ad avvicinare i giovani, diciamo, disoccupati o non formati al tema, diciamo, ai mestieri della green economy, come possibilità sia per loro per trovare una collocazione appunto in ambito lavorativo attraverso appunto un percorso di formazione molto orientato all'esperienza sul campo. Quindi, diciamo, il corso prevede un numero inferiore di ore di teoria e invece una parte, diciamo, spiccatamente pratica che i ragazzi svolgeranno presso aziende del territorio, in particolare dell'area nord di Napoli, ma anche appunto dei comuni partner come il comune di Procida. Quindi l'idea è quella di provare ad avvicinare i giovani al verde e provando contestualmente ad valorizzare, diciamo, le eccellenze soprattutto agroalimentari del territorio. L'area nord di Napoli è l'area più produttiva della città, anche Procida è caratterizzata da una serie anche di coltivazioni importanti, per cui appunto l'idea è quella di provare a valorizzare il territorio attraverso, diciamo, l'esperienza dei giovani nei campi della green economy. I ragazzi verranno seguiti anche alla fine del percorso di formazione dai partner del progetto, che principalmente si occupano, diciamo, di formazione di giovani, che sono Cosvitec, che è un'agenzia per il lavoro, e l'Uomo in Legno, che è una cooperativa sociale. Quindi entrambi nei loro percorsi, diciamo, si dedicano appunto all'inserimento lavorativo dei giovani, per cui verranno seguiti anche a termine del tirocinio per provare appunto a testare con loro delle possibilità appunto di inserimento anche a termine del percorso di formazione. L'associazione Agritettura invece, che è quella di cui sono presidente, si occuperà invece principalmente di far lavorare i ragazzi e di spingere il progetto in una cornice, diciamo, di valori di marketing territoriale dal punto di vista delle filiere produttive locali, quindi provando a costruire una rete di operatori territoriali, economici, sociali, presenti e potenziali, per valorizzare appunto il territorio e provare ad offrire dei servizi aggiuntivi sia per i giovani che per le giovani aziende che lavorano la terra. Da oltre 30 anni, con l'operazione Primavera a Procida, ci sono diversi gruppi di cittadini, residenti, ma non solo, che si danno appuntamento per prendersi cura del proprio territorio. Vediamo. L'operazione Primavera nasce in maniera molto spontanea una trentina di anni fa. Aggrega tutti, per lo più in generale siamo indigeni, però voglio dire questo, l'apertura a tutte le persone che vogliono partecipare e anche, come è accaduto oggi, ad ospiti non procidani, è benvenuta. Io sono uno dei tanti di Operazione Primavera, sono uno di quelli che partecipa molto volentieri, ma
chiunque voglia partecipare è benvenuto sempre. Ci sono momenti anche di goliardia, ci sono momenti di allegria fra di noi, addirittura evocando insomma la fanciullesca, e la fanciullezza voglio dire. Sono contento e spero che diamo pure un contributo all'intera Procida. Agli studenti dell'università l'hanno preso, diciamo hanno abbracciato l'iniziativa, sono venuti a conoscere un luogo un po' sotto la superficie, diciamo così. È un'idea di studio che abbraccia la comunità, che tocca con mano, e allora dare una mano a un lavoro proprio fatto da un gruppo civico così spontaneo è proprio una ricetta vincente per quello che vogliono fare. Loro si ritengono viaggiatori, non turisti, e allora questo scambio proprio così veritiero di alzarsi la domenica mattina alle 6:30, devo dire sono arrivati anche in umore abbastanza positivo, diciamo. Serve un piano lavoro per il Sud, la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno ha un peso e una vastità tale da richiedere una operazione shock. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, presenta così il piano per il lavoro della Regione, che prevede lo stanziamento di fondi regionali per immettere 10.000 giovani nella pubblica amministrazione. I governatori di Puglia, Calabria, Molise, Sicilia e Basilicata hanno firmato un memorandum per impegnarsi a trovare risorse utili a mettere in pratica lo stesso progetto, per avviare poi insieme una interlocuzione con il governo. Sentiamo. Per la prima volta dopo molti anni tutti i governatori del Sud stanno insieme per aprire una battaglia a tutela delle nostre comunità, al di là delle distinzioni politiche. Abbiamo firmato un protocollo che ha al centro la battaglia per il lavoro. Faremo in tutte le regioni, cominciando dalla Campania, un programma per immettere in maniera trasparente quanti più giovani nella pubblica amministrazione. In Campania abbiamo calcolato che solo nei comuni avremo nei prossimi 3 anni un vuoto di piante organiche di 10.000 unità, quindi cominceremo con procedure trasparenti gestite dal Formez, non dalla Regione, a fare corsi concorso finalizzati all'assunzione negli enti locali e nei comuni. Poi apriremo un'interlocuzione con il Governo nazionale per rendere possibile anche l'immissione di giovani selezionati con procedure pubbliche negli enti statali, soprintendenze, provveditorati alle opere pubbliche, vigili del fuoco e quant'altro. Infine utilizzeremo queste graduatorie anche per le aziende di derivazione pubblica, aziende di trasporti, aziende partecipate, sistema sanitario della regione. Insomma, vorremmo aprire una grande stagione di iniziativa per creare lavoro per un'intera generazione di giovani meridionali. È stato presentato presso il Centro Papa Francesco di Ischia il libro di Gianfranco Mattera, Brutta gente, belle storie. Gianfranco Mattera è nato a Barano, ma lavora come assistente sociale a Trento. Il suo libro è una raccolta di storie drammatiche legate alla povertà, l'immigrazione, la malattia psichiatrica e la solitudine. Vediamo il servizio. Sono storie che raccontano la svariata umanità con cui veniamo a contatto nel lavoro. Sono storie che raccontano la possibilità delle persone di superare un momento di difficoltà attraverso l'aiuto di chi fa il mio lavoro, il mio mestiere, l'assistente sociale. Qualche storia in particolare, giusto per dare un'idea ai nostri telespettatori e entrare proprio nel libro? Sì, sono storie di immigrati, di persone che perdono il figlio, di persone che hanno la difficoltà rispetto a una separazione, quindi si contendono un figlio, ma sono anche storie di solitudine, di persone che all'improvviso si trovano a non avere nessuno e quindi sono un po' un metronomo di quella che è la solitudine delle città e quindi non avere nessuno con cui poter parlare. È una realtà differente quella che tu hai trovato essendo tu ischitano, insomma, nel nord Italia? Ma di diverso c'è che c'è più professionalità dal punto di vista lavorativo, c'è la possibilità di avere più servizi, però c'è una nota distintiva nostra che secondo me servirebbe al nord, che è quello dell'accoglienza, che è quella della relazione, la capacità di bussare a quella porta. Al nord si soffre molto di incapacità di vivere sullo stesso pianerottolo di un condominio e di bussare.
Ecco, quindi una incapacità proprio di comunicazione. Per quanto riguarda invece la tua attività, io so che tu hai già scritto altri libri e che sul sociale hai creato un filone letterario. Sì, perché mi interessa raccontare una capacità umana bellissima dal mio punto di vista, che è la capacità proprio di attraversare la sofferenza, il momento di difficoltà e di superarlo. Questa è una caratteristica che tutte le persone hanno e quando riesco nel mio lavoro, ma anche in quello letterario, riesco proprio nel poter raccontare questa capacità delle persone. Credo che sia bellissimo. Allora, noi siamo stati molto contenti e orgogliosi appunto di poter ospitare questa presentazione del libro di Gianfranco Mattera. Proprio per il contenuto di questo libro abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere varie realtà territoriali che operano nel sociale, ma che lo fanno veramente in modo silente e in modo molto nascosto. E li abbiamo coinvolti affinché veramente tutte le persone che questa sera saranno qui presenti potranno comprendere l'opera di tanti volontari che esiste su quest'isola e che magari nessuno ne ha conoscenza. Abbiamo aderito a questa proposta che è nata quasi per caso, per amicizia, come nascono le cose belle, perché la tematica parla specificamente del ruolo dell'assistente sociale, che noi riteniamo essere una figura portante di tutta l'equipe che deve trattare al disabile la famiglia. La pagina degli appuntamenti, nuovo appuntamento musicale presso i Giardini da Mortella di Forio, il duo Meltzer Troisi, violino e pianoforte, sarà protagonista ancora domenica agli incontri musicali alle ore 17 presso la sala recite nel cuore dei Giardini La Mortella. A Casamicciola, secondo appuntamento con Approdi d'autore, lo scrittore Gennaro Conte presenterà Stralci di vita presso l'Hotel Marina 10 domenica pomeriggio alle 18.30 in Piazza Marina a Casamicciola Terme. Ed ora, come sempre, spazio al meteo e vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, nubi irregolari, con deboli temporali. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguiti, vi auguro buona domenica e ci rivediamo lunedì alle 14. Arrivederci. Previsioni per domani.